The Revolution Park nasce da una scintilla che abbiamo ricevuto in Way, in un evento che abbiamo fatto. Hanno fatto una domanda in questo evento: quali fossero i goals dell'ONU? Chi conosceva i goals dell'ONU? Che sono degli obiettivi importantissimi che tutta l'umanità ha e deve perseguire. E di 500 persone solo in 3 hanno alzato la mano, perché noi di Way non abbiamo alzato la mano, e quindi abbiamo detto: ma come? Degli obiettivi così importanti, se devono essere raggiunti, devono essere conosciuti. Siamo tornati in ufficio e ci siamo interrogati su cosa potevamo fare noi, che siamo dei creatori di esperienze tra reali e virtuali, che utilizzano nuove tecnologie molto potenti per divulgare informazione insieme all'emozione. E è venuto fuori un'idea: prendiamo il goal della sostenibilità e creiamo un grande evento culturale che trasformi questo contenuto molto difficile in un viaggio immersivo tra reale e virtuale. Abbiamo scelto questo parco stupendo di Milano, Giardini di Porta Venezia, abbiamo scelto un partner fantastico, anzi due partner fantastici come WWF e Milano Guida, abbiamo creato The Revolution Park, quindi un cammino all'interno del parco di Intromontane di Milano, in cui si ripercorre l'evoluzione del pianeta Terra per capire qual è davvero l'urgenza della sostenibilità e qual è il ruolo di ognuno di noi, e sperando che questo cammino, insieme all'emozione, alla gioia, al divertimento, si trasformi in una scintilla che generi un'azione nuova, e che quindi alla fine di questo percorso in realtà ne inizi uno personale, che unito a tanti milioni e miliardi di persone ci permetta veramente di salvare questa nostra meravigliosa casa che è il pianeta Terra.